Ore 4 e quindi si parte con l'appuntamento, con la letteratura, gli spunti, le idee. Nonostante il calo, ulteriore calo degli ascolti, settimo appuntamento con i notturnali. Abbiamo visto già diversi argomenti, io cerco per riuscire un pochino a così, a portarvi sull'argomento, cerco sempre di trovare un legame con l'attualità, con quello che stiamo vivendo e quindi anche oggi lo faremo. Ma oggi il nostro incontro è dedicato agli sconfitti. Attenzione, non ai perdenti, agli sconfitti. C'è una grandissima differenza tra i due termini, ma vi prego, non scadiamo nella retorica da frasetta, da aforisma, da social, che il perdente, chi non ci prova neanche, lo sconfitto, per cortesia, perché sennò poi facciamo il giro e si scade nell'importanza di provarci, di sognare, di non mollare, i sogni si realizzeranno. Ma quando mai? Ma quando mai? Invece, lo sconfitto è qualcuno che sbaglia di poco, che manca l'appuntamento con la storia e con se stesso di poco. Ed è per questo che oggi facciamo questo parallelismo tra Roberto Baggio e Francesco Petrarca. Beh, argomento forse più accattivante di altri, parlare di un calciatore conosciutissimo per me, Dio in una parola, ma non azzardato, perché voi sapete che il calcio è una delle ultime forme di ritualità, di grande teatro, di metafora della guerra, concetti che diventano metafora di qualsiasi delle nostre azioni, la vittoria, la sconfitta, l'attacco, la difesa, il centrocampo, insomma, c'è veramente di tutto nel calcio. Per la mia generazione, grosso modo, Baggio è stato il più grande di tutti e non importano i numeri che fanno i calciatori oggi, Messi, Cristiano Ronaldo, per noi rimane Baggio. E lo dice anche Cesare Cremonini nella canzone Marmellata, ah, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica. Ed è proprio così, perché Baggio, per quelli della mia generazione, rappresenta un'epoca. A parte a essere, ripeto, a essere Dio, a commuovermi ogni volta che lo vedo, a parte che io mi commuovo e muoio di malinconia ogni volta che sento la voce di Pizzul che pronuncia il nome Baggio. Per noi Baggio ha rappresentato ancora quel calcio che non sapevamo essere corrotto, un'industria come tutte le altre, una macchina da soldi. Insomma, un insieme di interessi che vanno oltre il gioco del pallone. Io ho provato più gioia al gol di Schillaci a Italia 90 che alla vittoria dei mondiali 2006, ma semplicemente perché ero io che ero diverso, ero bambino, ero capace di emozionarmi. E quindi Baggio. Che cosa fa Baggio? E vado di corsa perché vorrei raccontare mille cose anche di Roberto Baggio, il fatto che io volessi le sue diadora con lo stemma giallo. Lasciamo perdere perché sennò non dormo neanche stamattina. Baggio è lo sconfitto per eccellenza, per carità, per carità, ha vinto un pallone d'oro, ha vinto uno scudetto, la Coppa UEFA praticamente da solo quando giocava alla Juve, ma è lo sconfitto perché è il più grande di tutti e poi cosa fa? E poi sbaglia il rigore in finale del mondiale, mondiale durante il quale ci aveva preso per mano e ci aveva portato da solo in finale. Cosa fa? Va a tirare il rigore, lui dalla tecnica sopraffina, lui rigorista da sempre, e lo tira alto, sbaglia. Ecco che questo mancare di poco l'obiettivo con la storia lo rende uno di noi, ce lo fa amare per sempre, vedremo per sempre nei suoi occhi chiari, tristi,
il nostro giocatore preferito di tutti i tempi. Ripeto, quelli della mia generazione. Ognuno faccia i conti con la propria età e esperienza. Addirittura c'è una lettura, io ve l'ho portato, questo libricino è un dialogo tra Carmelo Bene, immenso, altro genio di cui non mi azzardo a parlare, e Enrico Ghezzi, che si chiama Discorso su due piedi. E su due piedi si gioca al calcio. E Carmelo Bene, tra tutte le sue, il suo divagare sul calcio e il suo amore per Maradona, che non gioca a calcio, ma è giocato dal calcio, questo è un altro concetto che non apro, sennò finiamo alle 5 e mezza minimo. Dice: ma certo che Baggio ha sbagliato il rigore, perché lui era brasiliano, era talmente forte Baggio che in verità era brasiliano, inconsciamente era brasiliano e quindi ha sbagliato il rigore. Teoria strampalata, ma per farvi capire quanto fosse forte Baggio. Allora, chi lo paragoniamo nella storia della letteratura tra i grandissimi? A Petrarca, che forse non ha, per chi non si occupa di lettere, di letteratura, non ha la risonanza che ha e che ha avuto Dante. Pensate a questa curiosità, semplicemente è una cosa che mi chiedo sempre: perché Dante lo chiamiamo per nome e tutti gli altri per cognome? Giovanni Boccaccio, Boccaccio, Francesco Petrarca, Petrarca, Ugo Foscolo, Foscolo, chi più ne ha più ne metta, Dante Alighieri, Dante. Me lo sono sempre chiesto, vabbè, è una boutade. Non è Dante che tutto sommato, dopo il suo viaggio infernale, terribile, vince, perché arriva in paradiso, arriva grazie all'intercessione della Madonna, alla visione di Dio. Petrarca no. Tutta la sua opera è costellata di sconfitte. Già nel proemio del canzoniere ce lo dice, diventa immediatamente uno di noi. Fossimo allo stadio, il coro sarebbe Petrarca uno di noi. Perché già nel proemio del canzoniere ci dice: io a un certo punto chiedo scusa, chiedo perdono a chi può capire le mie pene d'amore, a chi le ha provate. Io a un certo punto sono diventato lo zimbello di chi mi conosceva, lo scemo del villaggio. E solo dopo ho capito che quel che piace al mondo, all'uomo, è solo un sogno, è effimero, e avrei dovuto rivolgermi a Dio, allo spirito, alla spiritualità. Tutta la sua vita, vi ricordate, qua siamo nelle antologie scolastiche, e mi piace dire qualcosa che possiamo conoscere tutti senza andare nei particolari. Tutta la sua vita lacerata da questo amore per Laura, e invece la spinta spirituale a salire verso Dio, l'amore per Laura che lo abbassa verso le cose terrene, l'amore spirituale per Dio. Ma oggi non parliamo del canzoniere, anche se esempio di vita, viaggio, anno, proprio inteso come 365 giorni universale che si può appiccicare alla vita di ogni essere umano. Ma parliamo del Secretum, per esempio. È per questo che, perché parliamo di queste due, Secretum e l'ascesa al Monte Ventoso, perché veramente diventa Petrarca uno di noi, diventa contemporaneissimo, modernissimo e diventa uno sconfitto. Ripetiamo, il confronto semplicissimo con Dante, che ce la fa, che arriva in paradiso, arriva a vedere Dio. E Petrarca no, non che fosse questa la sua missione, è già passato un po' di tempo rispetto a Dante, però che cosa ammette nel Secretum? Un dialogo con il suo maestro, Sant'Agostino. Ammette tutto, confessa tutto, e Sant'Agostino lo bastona, è un dialogo, come vecchio metodo filosofico, un dialogo per tirare fuori una teoria. Ammette l'amore per Laura, cerca delle scuse, delle scappatoie, delle scorciatoie, dei giri di parole, e Sant'Agostino lo bacchetta su tutto. E alla fine, poi geniale il fatto che Sant'Agostino, chi è? È lo stesso Petrarca nei panni del suo maestro. Quindi si autobacchetta, ma ancora alla fine del Secretum non è convinto. L'amore per la fama, per la poesia, la costruzione del mito di se stesso, altro che D'Annunzio, altro che D'Annunzio. Ha la meglio sulla pulsione spirituale di Petrarca.
Andiamo di corsa, avrei tanto, tanto, tanto da dire. E arriviamo alla famosa cosiddetta, così titolata sulle antologie, Ascesa al Monte Ventoso. Sapete, il Mont Ventoux, quel monte che si vede quando c'è il Tour de France, talmente ventoso che a un certo punto la cima è spoglia di vegetazione. Petrarca scrive questa lettera nelle Familiares. Lettere con il solito paraculismo di Petrarca che finge di scrivere delle lettere familiari, intime, ma che in verità hanno una loro organicità, hanno una loro, come potrei dire, linea editoriale, perché sapeva benissimo che sarebbero state raccolte, pubblicate, lette, studiate, eccetera. Comunque, Ascesa al Monte Ventoso. Questa lettera indirizzata a Dionigi di Sansepolcro, uno dei padri spirituali in carne e ossa, non come Sant'Agostino, di Petrarca. Petrarca fa una gita col fratello, ve la faccio breve perché il tempo corre, su questo monte. Un vecchio li diffida, invita a non salirci, molti ci hanno provato, loro con lo spirito di ribellione dei giovani vanno e salgono. Mentre il fratello di Petrarca, se non sbaglio Ghirardo, ma potrei sbagliare, sale dritto, va per la sua strada, anche perché faceva parte del clero, aveva scelto la sua strada nella vita, metafora, sceglie la sua strada per scalare il monte, arriva in cima, stop. Petrarca si perde, cazzeggia, cerca delle scorciatoie che poi si rivelano essere più lunghe della strada che ha fatto il fratello, si ferma a riposare e solo dopo molto tempo, da quando è arrivato suo fratello, arriva in cima. Arriva in cima e guarda caso, per questo vi parlo di paraculismo petrarchesco, mentre si riposa un attimo, arrivato in cima, apre le Confessioni di Sant'Agostino. E guarda caso, apre una pagina che parla proprio di quello che sta provando lui, metaforicamente, perché in cima al Monte Ventoso guarda il panorama, si sente soddisfattissimo di quello che ha fatto. E questa ve la devo leggere. Apre le Confessioni di Sant'Agostino, ops, e Sant'Agostino scrive: E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità degli oceani, il corso degli astri e trascurano se stessi. E allora Petrarca va avanti, si illumina, ha questa epifania. Si vergogna di essere stato contento di aver scalato un monte, perché il monte vero che c'è da scalare è la nostra anima e noi stessi. Allora Petrarca avrebbe dovuto rinunciare alla mondanità, ai beni terreni, la fama, l'aura, e anche sulla rinuncia, datosi che in questi giorni stiamo facendo tante rinunce, ho segnato una frase che mi era rimasta impressa di Heidegger, che ci riporta un po' in Oriente, in India, ma insomma, Heidegger dice la rinuncia non toglie, la rinuncia dona, dona la forza inesauribile dell'infinito. Petrarca deve rinunciare a tutto, deve, l'unico viaggio che deve fare è quello dentro se stesso, ed è il viaggio negli abissi. Ma se noi cambiamo il punto di vista, l'abisso diventa capovolta una montagna, ce l'ha insegnato adesso sì Dante, quando alla fine del cono rovesciato dell'inferno si capovolge, superato Lucifero si capovolge e può salire il monte del Purgatorio. Quindi anche il nostro abisso interiore può essere una montagna e dobbiamo scalarla. Ed ecco che allora, anche in periodi come questi, un po' di rinuncia, siamo soli con noi stessi, pur in compagnia di altre persone, dobbiamo scalare la montagna della nostra interiorità. E allora sì, ecco che vinciamo insieme a Dante e torniamo a rivedere le stelle. Buonanotte, grazie a tutti.